Fabio Liotta, legge Giona, capitolo 2. Ma il Signore dispose che un grosso pesce inghiottisse Giona. Giona restò nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. Dal ventre del pesce Giona pregò il Signore suo Dio e disse: Nella mia angoscia ho invocato il Signore, ed egli mi ha esaudito. Dal profondo degli inferi ho gridato, e tu hai ascoltato la mia voce. Mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare, e le correnti mi hanno circondato. Tutti i tuoi flutti e le tue onde sono passati sopra di me. Io dicevo: Sono scacciato lontano dai tuoi occhi, eppure tornerò a guardare il tuo santo tempio. Le acque mi hanno sommerso fino alla gola, l'abisso mi ha avvolto, l'alga si è avvinta al mio capo. Sono sceso alle radici dei monti, la terra ha chiuso le sue spranghe dietro a me e per sempre, ma tu hai fatto risalire dalla fossa la mia vita, Signore mio Dio. Quando in me sentivo venir meno la vita, ho ricordato il Signore. La mia preghiera è giunta fino a te, fino alla tua santa dimora. Quelli che onorano vane nullità abbandonano il loro amore, ma io, con voce di lode, offrirò a te un sacrificio e adempirò il voto che ho fatto. La salvezza viene dal Signore. E il Signore comandò al pesce ed esso rigettò Giona sull'asciutto.